L'osservazione di Andrea Gavri e Nicola Rinaldi. Buonasera a tutti, qualcuno mi conosce in questa sala, vedo i compagni del circolo Bartello in fondo. Innanzitutto volevo ringraziare il circolo Gramsci questa sera per aver organizzato un incontro di questo tipo, vista l'alta competenza dei componenti del tavolo e relatori di questa sera. Devo dire innanzitutto che sono particolarmente interessato all'oggetto di questa sera in quanto sono un dipendente, un funzionario della neonata città metropolitana, ex dipendente provinciale. E quindi sto vivendo anche in prima persona questi passaggi che prima il senatore Vitali e poi il consigliere Monesi ricordavano particolarmente sofferenti, almeno per gli aspetti legati appunto alla collocazione futura, auspicabile collocazione di tutto il personale, tanto legati appunto ai conti che venivano fuori appunto dal recente bilancio della città metropolitana approvato. Non voglio appunto soffermarmi molto su questo aspetto perché implicherebbe delle riflessioni di altro tipo, sicuramente anche di natura politica, ma che appunto essendo talmente vicino alla mia situazione, a quella di tutti gli altri dipendenti provinciali, che faccio anche fatica a parlare insomma, in maniera abbastanza distaccata. Detto ciò, volevo ripartire appunto da uno degli argomenti. Cioè, no, perché intanto fischia, scusate. Ripartivo comunque, fatta questa premessa, volevo ripartire da uno degli argomenti principi della serata, che è quello dell'elezione diretta o meno degli organi appunto della neonata città metropolitana. In particolare, io volevo rifarmi a un articolo che ho ritrovato recentemente dell'aprile dello scorso anno, in cui il senatore Vitali aveva appunto, come anticipato questa sera, una visione legata anche alla suddivisione, no? Tra l'altro è un obbligo di legge quello per eleggere direttamente il sindaco metropolitano, quindi con la conseguente divisione del comune capoluogo in più comuni, attraverso però una procedura piuttosto complessa, almeno la legge brevemente prevede appunto l'approvazione da parte del Consiglio Comunale con referendum dei cittadini e successiva anche approvazione e istituzione dei comuni da parte della regione, quindi con legge regionale. Leggevo il confronto con una posizione opposta che era della Sommetta Saliera, che questa sera non è qui noi per ovvi motivi, che diceva come stiamo facendo di tutto per procedere per un'unificazione, unione, fusione dei comuni e quindi in che termini si può pensare di procedere nell'altro senso, di appunto addirittura andare a dividere del comune capoluogo. Premesso che per quanto mi riguarda anch'io sono per l'elezione diretta del sindaco metropolitano per le ragioni che sono già state espresse, perché un conto è essere eletto per governare una popolazione di 300-400 mila abitanti e un conto fare scelte che coinvolgono un'area vasta che riguarda un territorio appunto molto più vasto e comprende 1 milione di abitanti circa. Detto ciò, era interessante anche capire in che termini però effettivamente era possibile attuare questa scelta a fronte anche di un procedimento, diciamo, amministrativo, oltre che politico, chiaramente piuttosto complesso. Detto ciò, volevo chiedere, ecco, si aggancia anche a questo aspetto anche la riforma dei quartieri che il Comune di Bologna ha avviato, dovrebbe concludersi nel 2016. Perché la prima cosa che mi è venuta in mente, laddove la legge dice, beh, dividiamo il comune capoluogo in diversi comuni, forse sinceramente ho pensato, beh, i nuovi comuni potrebbero essere i quartieri, no? Dividiamo i comuni. I quartieri nella nuova riforma vengono completamente svuotati, no? Dell'aspetto gestionale, quindi è il comune che si riappropria di determinate funzioni, vengono lasciate funzioni di carattere sociale, di coinvolgimento del territorio, correggetemi se sbaglio, ma al momento l'ho capita così. E quindi anche in questo senso, a maggior ragione, sembra inattuabile un percorso del genere. E questo è uno spunto appunto che volevo dare. L'altra cosa è se dunque il senatore, il deputato qui presente, potevano dare qualche rassicurazione sulla revisione del patto di stabilità, perché a parte questo aspetto dell'elezione diretta del sindaco, è evidente che con i conti che ci sono stati prospettati questa sera, di cui ero a conoscenza,
la città metropolitana è morta in partenza, quindi le capacità, le potenzialità sono tante, ma senza i soldi andiamo veramente da pochissima, andiamo poco in là, insomma. Grazie. Grazie, Andrea Rampone. Buonasera e grazie per avermi fatto intervenire. Due domande, una sui trasporti e l'altra riguarda in parte anche i trasporti, ma stiamo parlando di aeroporto, quindi parlando di trasporto merci, notizia di due giorni fa, la Regione ha pubblicato un bando di una certa cifra, anche non piccola, per il trasporto su ferro. Città metropolitana, salvi questa cosa, abbiamo già preso accordi come città metropolitana, vista la centralità dell'accordo di quello che si diceva prima, cioè città metropolitana vuole essere l'unico centro e l'unica situazione dove passeranno più o meno tutte le cose, però la Regione intanto fa questo, tira fuori i bandi, insomma non è che possiamo stare qui a dire aspettiamo, vediamo che cosa succede fra due anni, qui se ne muove. E l'aeroporto sulla quotazione in borsa, che personalmente abito a Bologna, vivo a Bologna, per cui l'aeroporto è una situazione che conosco non perché ci ho vissuto, ma avrei piacere che rimanesse Bologna, insomma non avrei piacere che rimanesse dei bolognesi, non tanto come quotazione in borsa, che andasse in mano a comunque persone che arrivano da paesi diversi, che investono o che riciclano probabilmente denaro investendo sul rapporto nostro, che è uno dei nodi principali di Bologna. Grazie. Grazie Andrea. Diamo la parola adesso a Andrea Delicato, un altro Andrea. Grazie, anche una domanda molto breve, sintetica, sempre su questo tema, alla luce anche delle considerazioni già fatte. Io sono al secondo anno di specializzazione in pubblica amministrazione in Spisa. Proprio col professor Vandelli, non più tardi di un mese fa, abbiamo affrontato la tematica di enti locali e specificamente della città metropolitana. Uno degli aspetti più rilevanti che veniva fuori era la riallocazione delle competenze e delle funzioni a livello della città metropolitana. Ecco, è possibile prevedere, se non già stato previsto nello statuto per Bologna, città metropolitana e anche per le altre in Italia, dei meccanismi di raccordo, di sinergia tra la città metropolitana e i comuni che la compongono? Penso ad esempio alla monitorazione degli schemi di bilancio, dei schemi contabili, al mantenimento dei LEA, dei LIVEAS, penso anche alla relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali della Corte dei Conti, che ha detto che se non si reinveste in ad esempio assistenza domiciliare, territoriale e ammodernamento tecnologico c'è un rischio con i LEA. Volevo sapere appunto se era possibile intervenire in questo senso, quali erano i margini di movimento, insomma, che anche la legge stessa e lo statuto consentivano. Grazie. Ha chiesto la parola l'assessore provinciale Gabriele Montera. Non la vedo in questo momento in sala, ecco, rispondo, sì. Hai tutte le precisazioni adesso. Però come senatori, dopo si esatto, rimane senatore, sempre. Buonasera, no, mi sembra un'occasione importante e voglio ringraziare Anna Chiara Strapazzone e tutti gli organizzatori. In effetti la panoramica che Walter Vitali ha fatto è, secondo me, davvero esaustiva di quanto questo territorio, se vuole, ha tutte le condizioni per far sì che questo elemento nuovo nella sfida del governo locale, che è la città metropolitana, possa realizzarsi al meglio. Sono state dette molte cose, anche gli esempi che Walter ci faceva sulle esperienze delle città europee è illuminante e va assunto come modello di riferimento, perché il rischio è che spesso noi ci avvitiamo, abbiamo le nostre certezze attraverso dei dibattiti che avvengono fra i vari livelli istituzionali e si sta dentro un refrain che non ci fa vedere invece che abbiamo ancora davvero bisogno di mutuare esperienze importanti. Detto questo, intanto che Del Rio è partito, ovvero la legge Del Rio è partita, e che la città metropolitana dal 1 gennaio ha preso corpo, io credo che dobbiamo tutti quanti interrogarci davvero fino in fondo
lezione diretta o no, io sono una sostenitrice della lezione diretta da tempi non sospetti, devo dire, da quei tempi in cui invece su questo vedevo che il dibattito anche del PD un po' si era assopito, no? Stiamo sull'ente di secondo livello, purché lo si faccia, facciamolo, ok, oggi siamo partiti e giustamente rileviamo che non ci sono soldi, che la finanza locale è strozzata e che questo progetto quindi rischia di arenarsi prima di partire. E allora che cosa possiamo fare? Io condivido al 200% ciò che è stato detto questa sera, non solo da Walter Vitali, anche da Matteo Lepore, che dice partiamo dallo sviluppo economico della città, guardiamo al futuro, internazionalizziamo, FICO è una bellissima sfida, in effetti è una sfida davvero straordinaria. E ritengo che però ci voglia più politica. Quando dico politica dico, siccome siamo in sede di PD, più PD. Perché è il PD che oggi può aiutare una situazione nella quale, per ragioni totalmente comprensibili, che io non critico perché sono appunto una neo ex amministratrice, e per ragioni comprensibili il tipo di cessione di sovranità che si deve fare a questo nuovo ente da parte dei comuni e da parte della regione è un elemento complesso che va davvero, secondo me, ricondotto anche a un tavolo di tipo politico, cioè ridare al PD la forza di essere soggetto che ha l'ambizione di indicare delle politiche e delle strategie. Poi certo che gli amministratori fanno la loro parte, la confusione spesso non aiuta fra i ruoli, no? Ma ci vuole un partito forte che dice città metropolitana, scorporo dei quartieri o no? È prematuro? Se è prematuro ci diamo una roadmap, però a un certo punto definiamo quando questo processo si attiva con chiarezza, con trasparenza, perché questo ci chiedono i cittadini, questo è stato chiesto quando il laboratorio urbano ha fatto quella bellissima consultazione ampia nella quale con quel lavoro di partecipazione è emerso che i cittadini volevano l'ente elettivo perché lo immaginano più forte. Vado per spot perché non voglio rubare un tempo oltre il necessario. Monesi si misura con la complessità, e peraltro lui ben conosce perché è stato sindaco per molti anni, con la complessità della gestione del personale. Io qui mi sento di dire una cosa, non si va per sommatoria, cioè se noi prendiamo lo stesso personale, mi riferisco soprattutto al quadro dei dirigenti, e lo posponiamo pari pari alla nuova città metropolitana, cosa abbiamo eliminato? Vabbè, il costo degli assessori, che peraltro guadagnano meno mediamente degli assessori di altre realtà più grandi, ma cioè bisogna rivedere l'assetto organizzativo sulla base delle funzioni che bisogna, tra virgolette, io dico pretendere, è un termine un po' provocatorio, nel rapporto con la regione. Negoziamo con la regione quali sono le funzioni che saranno attribuite alla città metropolitana, che deve essere un ente forte, trainante, e poi vediamo quale assetto organizzativo, perché è chiaro che se si protrae fino a giugno come è stato fatto le posizioni organizzative, quindi i quadri e i funzionari, è molto comprensibile, non sappiamo quali funzioni ancora, quindi questo io penso che sia un fatto ineludibile, non so come dire, non c'è neanche la scelta, ma i quattro dirigenti che io stimo individualmente, ma appunto non è un discorso di rapporto fra l'ex assessore e dirigenti, i quattro dirigenti che avrebbero auspicabilmente potuto essere prorogati, alla fine sono i quattro dirigenti a termine che aveva nominato il presidente Draghetti, quindi non è che tutto rimane uguale, si somma, e non solo perché abbiamo pochi soldi, ma perché abbiamo l'ambizione di rivedere questo ente che tipo di cose può fare. Peraltro questi quattro dirigenti bravissimi comunque hanno sotto dei capi servizio degli altri dirigenti, per cui davvero il materiale umano c'è e le competenze ci sono, quindi l'ambizione di rivedere. Chiudo dicendo che non c'è dubbio che l'urbanistica è la punta di diamante attraverso cui si vede quanto, come diciamo amministratori, siamo in grado di avviare questo processo di città metropolitana. Perché riqualificazione e rigenerazione non è solo uno dei nuovi termini che adesso si usa nel linguaggio politico istituzionale. Riqualificare e rigenerare significa avere coscienza che non è finito il tempo delle costruzioni, malgrado non sia purtroppo finito il tempo, anche questo lo diceva bene Walter Vitali, il tempo delle fatiche economiche dei comuni e i quali non riescono a far bilancio. Però è finito il tempo, e allora piuttosto che perderci in slogan ci vuole una bella strategia. Chiudo dicendo che nel programma regionale della Regione Emilia-Romagna presentato qualche giorno fa, vabbè, intanto questa non è una notizia ufficiale, però comunque tutti i direttori generali vengono confermati per tutto il 2015,
giustamente erano stati nominati poco prima che la giunta Errani si sciogliesse, quindi fino al 2015 sono tutti lì. Dico che con tutta la stima, eccetera, sono un costo straordinario e staranno lì tutto l'anno, va bene. Però io dico che su questo, come dire, delle riflessioni noi siamo chiamati a farle, non possiamo pensare che c'è sempre qualcun altro che ha il coraggio e la forza di fare delle scelte, ma siamo una comunità partito che su questo si interroga, sui costi cosiddetti della pubblica amministrazione. E punto secondo, e qui chiudo, io ho visto un programma adesso un po' fragile, molto pieno di la regione attraente, contrasto alla burocrazia, una regione che si riposiziona nel contesto della competitività europea. Cioè, ecco, qui la politica ha bisogno di dare a se stessa un po' più di sostanza, perché davvero trovo che ci sia una tendenza a banalizzare attraverso degli slogan ciò che invece è complesso, e per fortuna ciò che noi in senso plurale come PD siamo capaci di fare, cioè rilanciare con programmi che siano forti, che abbiano appeal e che abbiano contenuto, che non siano soltanto una serie di annunci di buoni auspici. Quindi io spero che, tra l'altro abbiamo la scadenza prossima, no? Della nomina del nuovo segretario provinciale, spero che abbiamo tutti voglia di mettere ciccia sul tavolo piuttosto che definire attraverso, diciamo, magari organismi dirigenti già esistenti chi sarà il prossimo segretario. Grazie. Fagioni? Buonasera a tutti. Walter Vitali ha fatto un elenco delle funzioni che dovrebbero essere attribuite e quindi gestite dalla città metropolitana. Fra quelle funzioni c'è la salute e l'assistenza sanitaria. Come mai questa non c'è nello statuto che è stato appena elaborato dal Consiglio metropolitano? Nello statuto c'è l'assistenza sociale, giustamente, e c'è nominata l'integrazione fra servizi sociali e sanitari, giustissimo, però è una gara dura realizzare l'integrazione di funzioni i cui soggetti titolari della gestione sono diversi. La città metropolitana per i servizi sociali, la regione per l'assistenza sanitaria. Ora, qui bisogna ripensarci questa questione, non so se eventualmente al prossimo aggiornamento, ma non si può ignorare un fatto fondamentale. Quando si parla con i cittadini, si incontra i cittadini, si chiedono gli interessi su quelli che sono, interessi comuni, si parte dalla salute, la scuola, e il governo del territorio. Sono queste tre funzioni. Funzioni su quali i cittadini chiedono di avere, di essere attivi, di partecipare alle gestioni. Su questi argomenti non è facile per i cittadini ammettere una delega totale ai propri rappresentanti. Giustamente vogliono contribuire alla gestione. Allora, la salute, perché deve essere al di fuori di quei beni comuni che pure sono richiamati, importanti, giustamente, nella città metropolitana. D'altra parte, la città metropolitana è l'occasione da non perdere. Perché? Perché è bene che gli organi di governo locale riprendano il dominio, la gestione politica della salute. Ma voi lo sapete che i comuni sono stati fatti fuori completamente dalla gestione della salute dal 1992? Quando sono state fatte le aziende sanitarie e tutte le funzioni sono state attribuite alla regione, che l'esercita sul piano tecnico con le aziende sanitarie locali. Non gestisce, lo dicevo giustamente, dovrebbe far colpo, non ha neanche voce in capitolo il comune per la nomina del direttore generale dell'azienda sanitaria. Questo è il momento per cui almeno una parte degli enti locali si riappropriano di queste funzioni. Questo è il primo motivo. Seconda opportunità da non lasciarsi scappare. Oggi la maggior parte delle malattie croniche sono imputabili all'ambiente.
L'ambiente è passato totalmente dalla provincia alla città metropolitana. I fattori ambientali sono i principali cause di malattie croniche degenerative, compresi i tumori. Occorre mettere assieme nella gestione integrale protezione dell'ambiente, non solo per proteggere l'ambiente, ma anche per protezione della salute, e quindi necessità di una gestione unitaria delle due discipline. Perché non è avvenuto nell'ambito del... Io mi sono permesso, non avevo altre possibilità, di pensare a quali motivazioni potevano esserci state. Mi sono dato due risposte, forse sbagliate tutte e due. La prima senz'altro forse. La prima è questa. Nei decisori mancava una conoscenza fondamentale, culturale, del rapporto fra l'ambiente e la salute. No, c'era. E poi, sai, a livello nazionale, a livello europeo, non si fa altro che dire politica della salute in tutte le politiche. Si dice così? Allora, o si fa o non si fa, non lo so, o la conosciamo, ma è una questione che qualcuno mi dice cattivo. Guarda che problema culturale, noi abbiamo dei decisori perché non hanno una cultura in materia di ambiente, si è formata, ma in questo rapporto ambiente salute forse non è ancora formata. Io invece penso che sia il motivo molto più semplice, forse il più possibile. Il motivo è, può essere che i decisori nostri a livello locale pensano che difficilmente la regione molli le proprie competenze politico-amministrative della sanità alla città metropolitana. Questo credo che sia il motivo reale. Ultima cosa, assessore Lepore, mi permetta, al di là della città metropolitana, un'osservazione sulle mense scolastiche. Voi sapete benissimo che il Comune ha facoltà di scegliere alcune partecipate, motivandole, ritenendo che sia opportuno, poi si tratta di illustrare questa opportunità di mantenere le mense scolastiche. Ripensateci un momento a mollare le mense scolastiche. Bisogna pensare che le mense scolastiche non solo sono un momento in cui si dà da mangiare ai bambini, sono un momento di rapporto molto importante con la scuola e con la famiglia. Un momento quindi di partecipazione fondamentale. Sono un momento importante per quel che riguarda, per esempio, l'educazione nutrizionale, che di solitamente, voi lo sapete, se avete dei bambini, tutto quello che si impara sul piano nutrizionale a scuola viene trasferito dai bambini in un modo incredibile, con un'efficacia incredibile nelle famiglie. È un momento anche di nutrizionale, perché serve a garantire un certo numero di calorie. Non è mica vero, sapete, che avendo dei bravi nutrizionisti, anche i privati, ci garantiscono un livello nutrizionale. Non è vero, perché gli stessi alimenti che hanno la stessa possibilità, facoltà nutrizionale, possono essere notevolmente diversi sul piano della gradevolezza, del sapore, eccetera, eccetera, quindi sulla scelta da parte dei bambini. Quindi pensate a questo momento. Io poi cito sempre anche a questo proposito un ultimo esempio, che è quello che conta meno di tutti. Nel 2014 si è celebrato Zanardi, sindaco di Bologna, il centenario di Zanardi. L'alimentazione scolastica, che lui chiamò refezione scolastica perché era un'attività assistenziale per chi non aveva da mangiare a casa, non dico che ricordate, scusate, ma lo saprete senz'altro, fu un momento estremamente importante. Quindi anche questo per me ha un valore, la memoria storica ha un valore. Ringrazio. Prendo la parola adesso Francesco Massarenti, che è segretario dell'Unione Saragozza. Grazie mille. Intanto buonasera a tutti, ringrazio molto i nostri relatori,
Walter Vitali per la bellissima esposizione che ci ha fatto. Fra l'altro io sto studiando diritto amministrativo, per cui la pertinenza e la puntualità con cui ha affrontato tutte le dinamiche amministrative è veramente notevole e molto, oltre che chiara. Ringrazio anche molto Andrea De Maria, Marco Munesi e Matteo Lepore, perché soprattutto il secondo e il terzo sono entrati nel merito poi anche più concreto delle questioni più tecniche, pratiche, che poi riguarderanno mettere nel concreto quello che Walter ha sviluppato a livello generale e organizzativo. Ecco, e ovviamente ringrazio anche Anna Chiara e tutti gli altri che hanno collaborato a organizzare questa iniziativa. Detto questo, pongo due questioni apparentemente di metodo, ma in realtà sostanzialmente di merito. Ecco, innanzitutto sui punti centrali da cui partire nella riflessione politica sulla città metropolitana, si diceva bene, non può essere tutto ridotto e banalizzato alla diatriba manichea tra secondo livello e elezione diretta. Le questioni sono molto più vaste, molto più importanti, e partono appunto, come si diceva, dalla gestione delle funzioni, dal riparto diverso delle funzioni, perché la città metropolitana non può e non deve essere una provincia bis, un doppione. Se è stata fatta, deve essere fatta con presupposti e logiche diverse, soprattutto nel riparto delle competenze e nei poteri che saprà. E questo però chiaramente in secondo luogo, perché da quello che ho sempre studiato, perché una competenza possa essere concreta e messa in atto, deve avere alle spalle anche uno stanziamento e una disponibilità economica corrispondente e sufficiente, altrimenti tutto resta soltanto sulla carta, per cui i problemi concreti di bilancio che Marco Monesi prima ci poneva sono molto impegnativi, soprattutto per quanto riguarda la gestione del personale, perché questo personale non è soltanto un dato che si riduce, dato burocratico, la voce di bilancio, la gestione del personale, è poi quello che nel concreto mette in atto quelle che sono le previsioni funzionali indicate a partire dallo statuto. Poi l'altra questione, chiaramente dalla riflessione sulle funzioni appunto si passa a questo punto al dato istituzionale e quindi alla forma di città metropolitana che si deve avere, partendo appunto dallo statuto, quello che è stato fatto e le eventuali modifiche che verranno portate. E per quanto riguarda il modello di città metropolitana che si intende adottare, adesso si è partiti per forza dal secondo livello, anche perché la legge del Rio, che non è perfetta, questo prevede come primo status, partendo anche dal fatto che non prevede una legge elettorale corrispondente per l'elezione diretta, va ricordato questo, quindi non sarebbe attuabile nel 2016 l'elezione diretta. Detto questo, in un ragionamento onnicomprensivo è chiaro che, partendo dal tema della rappresentanza, della legittimazione popolare che un sindaco metropolitano deve avere, certamente il tema dell'elezione diretta si porrà con sempre più forza. Come riflessione politica questa la dobbiamo avere, come questione di lungimiranza politica anche, però per arrivare a quell'obiettivo ci sono tante questioni da affrontare, secondo me, di prima importanza, a partire dal rapporto ad esempio con la riforma dei quartieri, che gioco forza si relazionerà a questa sera all'assetto che vorremmo dare alla città metropolitana. A partire appunto da come vogliamo interpretare questa città metropolitana, dalle funzioni che si sarà deciso a monte di voler attribuire, e poi anche sul tema dello scorporo, anche la questione che poneva Simonetta Salliera, ad esempio, sul problema che poi in astratto può portare allo scorporo. Quantomeno bisognerà fare una riflessione e capire se si va a un nuovo assetto, che tipo di assetto si vorrà avere. Chiudo sulla seconda questione, riguardante il partito. Chiaramente il Partito Democratico dovrà avere un ruolo centrale in questo processo, non soltanto di divulgazione, ma di discussione e di decisione, di elaborazione e di decisione. Ecco, io penso che percorsi come questo, come quello di stasera, come le iniziative precedenti e le prossime che ci saranno, siano fondamentali innanzitutto per dare a tutti un'idea,
per far capire i processi e per avviare una discussione fra di noi per far emergere delle questioni di massimo. Dopodiché spetterà al gruppo dirigente, in particolare alla luce anche di quelle che saranno le prossime scelte, per la scelta del nuovo segretario provinciale, quello che sarà il nuovo esecutivo, il nuovo gruppo che guiderà il Partito Democratico, starà a loro poi, tenendo conto di un rapporto costante con i territori, starà a loro poi dopo prendere delle decisioni sul merito, in rapporto chiaramente con l'amministrazione. Grazie. Francesco, anche per il contributo organizzativo per la riuscita della serata, e la parola a Felix Bellanti del Circolo 2 Agosto. Sì, grazie, sono Bellanti Felix del Circolo 2 Agosto, grazie per la serata e grazie ad Anna Chiara, Francesco e gli altri gli intervenuti. Sarò brevissimo, mi concentrerò su un aspetto in particolare, sul consumo del suolo. E farò una piccola domanda. Mi sembra di capire che nello statuto non si penserà di perseguire non il consumo del suolo zero, ma un saldo zero. E per spiegarlo, l'assessore Monari ha utilizzato la parola rigenerare. Ora, in urbanistica la parola rigenerare significa tantissime cose, quindi le chiederei, la domanda è questa, di essere un po' più specifico sul concetto di rigenerare, perché potrebbe significare molte cose, per esempio riqualificare delle aree verdi in aree, delle aree urbanizzate in aree verdi, oppure potrebbe significare quella di riqualificare il patrimonio edilizio che si ritiene non di qualità attualmente, come per esempio alcuni aspetti che riguardano il risparmio energetico o le norme antisismiche, oppure le tipologie, anche la qualità, la bruttezza anche estetica di alcuni manufatti che ahimè ci circondano. È vero quello che diceva l'assessore Lecora a proposito del fatto di proiettarsi verso il futuro pensando a una Bologna che, o comunque un territorio metropolitano che probabilmente dovrà tendere ad avere uno sviluppo molto più ampio, e parlando appunto di numeri si parlava di 1 milione di abitanti. Io credo che sia una cosa abbastanza auspicabile, ma con molta perplessità, nel senso che bisognerà tenere conto di tutta una serie di restrizioni, di fare in modo che questo debba avvenire seguendo certi criteri. A proposito della perdita di lavoro, sempre l'assessore Lepore parlava di perdere lavoro nel caso in cui si dovesse tendere a un consumo di suolo zero, di fatto dovrebbe anche cominciare una riconversione di tutto il comparto edilizio, cioè non dobbiamo cominciare a pensare che il calcestruzzo armato probabilmente dobbiamo cominciare a metterlo da parte, e quindi tutto cambia, uno scenario completamente nuovo. Come altra suggestione vi propongo anche quello di tenere conto della rottamazione edilizia, cioè il concetto di rottamare che utilizziamo nelle nostre vetture si potrebbe applicare con criteri molto simili a quelle che sono le abitazioni, per riqualificare un patrimonio edilizio di infima qualità. Grazie. Grazie Felix. Prima di dare la parola a Claudia Castaldini, volevo che ringraziassimo anche con un applauso Francesco Pierantoni, che è nostro neoiscritto. È un nostro neoiscritto, il quale sta mettendo a servizio del PD in tantissime serate, utilizzando il suo tempo libero per riprendere le varie occasioni, i dibattiti, gli eventi che avvengono nell'ambito del partito. Direi che anche questo è un lavoro molto prezioso, non meno di quello dei relatori, perché ne vanno la testimonianza di vari avvenimenti e degli interventi di noi tutti. La parola è Claudio Castaldini. Grazie. Dunque, due temi vorrei porre.
Innanzitutto è chiaro da quanto è stato detto in precedenza che si tratta di un processo in divenire e quindi sta creando molte aspettative, ma l'esito dipenderà fortemente poi da dove arriveremo alla fine, insomma, è un processo in corso. E questo è molto importante anche per un altro aspetto che non è stato ancora ricordato questa sera, il fatto che una riforma istituzionale in questa fase, in questo periodo, ha un rilievo particolarmente importante a mio avviso nei confronti della cittadinanza, visto che stiamo attraversando una fase di grande sfiducia e non so quanto gli aspetti tecnici che noi con grande interesse abbiamo ascoltato anche questa sera, poi alla fine arrivino alla pubblica opinione, arrivino alla cittadinanza. Cioè voglio dire che qualche cosa di concreto, di visibile, un cambiamento bello, qualche cosa che arrivi alle persone dovrà esserci e dovrà essere sentito. Altrimenti sembra l'ennesima, no? L'ennesimo intervento che cambia qualcosa che però alla fine lascia tutto come era prima. Deve essere qualche cosa che arriverà alle persone, che arriverà prima o poi. E quindi qualcosa di positivo, insomma, qualcosa di tangibile. Come secondo tema è stato in parte già affrontato il fatto che le politiche ambientali del territorio sono centrali nella dimensione di area vasta della città metropolitana, chiaramente è così. E sarà fondamentale come si, anche in questo caso, insomma, come si arriverà a renderle concrete. Ora ricordo alcuni aspetti, il fatto innanzitutto che la provincia bolognese è nettamente divisa sul piano territoriale in due aree molto diverse, che sono l'Appennino e la zona di pianura. Se non mi sbaglio c'è una delega all'Appennino proprio, no? Che tiene conto già di questo fatto, e questo già è un fatto importantissimo, perché sul piano per esempio dell'inquinamento dell'aria, l'aria della pianura non è l'aria che si respira nella collina, insomma. E questo fatto, insomma, è un fatto di cui tenere conto sulla dimensione appunto di area vasta del territorio bolognese. L'altro aspetto, cioè insomma, il fatto che c'è una specificità comunque, cioè anche se noi andiamo a guardare e giustamente sul piano delle politiche urbanistiche e della mobilità, quella dimensione che è più corretta, poi esistono delle specificità di cui tenere conto, e le specificità sono anche dimensioni più ridotte. Qualcuno ricordava prima il legame con il proprio campanile, tipico della realtà italiana, e in qualche modo a mio avviso dovrà essere integrato nella costituzione dell'area metropolitana e nella gestione della stessa. Questo implica anche un altro aspetto che è importante, che è la tutela del paesaggio. Noi veniamo da un lungo periodo durante il quale il nostro territorio è cambiato molto, è cambiata molto la periferia della città, sono cambiati i punti di riferimento storici. Questi sono aspetti, a mio avviso, che rientrano in un discorso più ampio, che è la tutela del paesaggio, che è ha una importanza da noi, non soltanto paesaggistica, ma anche storica, e legata proprio al sentire delle popolazioni della nostra cittadinanza. Grazie. Pietro Aceto.